così compresse le corde, tutto era. Con la cucina e senza pavimento. Hai trovato? Il buco. No, stiamo partendo. Senza il legno, con quel legno la tavola. Allora, dalla redazione di edechdiscover.com siamo in Olanda e domani festeggeremo la partita finale del campionato mondiale Sudafrica 2010. E adesso facciamo l'unboxing dell'iPhone 4. Devo ringraziare mio cugino Renaldo che è riuscito a procurarmelo da Londra. È arrivato martedì 6. Oggi sono arrivato io qua in Olanda e procediamo con l'unboxing perché vi faccio perdere tempo in chat, capito? Va bene, questo è lo scatolo con il quale viene spedito dalla Apple. Se riusciamo ad aprirlo. Voilà. Ok. Qua è proprio a cuore. So se si vede. La scatola, diversamente da quelle precedenti, già mi cascavo, non sembra essere in soprarilievo come nelle versioni precedenti. Le dimensioni invece sembrano simili a quelle dell'iPhone 3GS per quanto riguarda la scatola. Procediamo con l'apertura. Casomai non si capisse, iPhone 4. Ma aspettavo che ti prendevi un. Non è in sovrarilievo. Peccato. Quelle precedenti erano molto belle. Molto semplice la scatola. No, guarda, te ne accorgo. Veramente un bel telefono. Ma se. Ma pesante! Dà senso che è massiccio, va! Massiccio! Com'è la. Il suo cervello massiccio. Lo spessore com'è a occhio? Cosa? No, si tiene bene! Si tiene, sembra. I materiali sembrano veramente buoni! Beh, è evidente all'occhio! Ma lei sola, lei aveva la casa. Allora, è più sottile. Però ad occhio si vede il discorso dei due vetri di sopra e di sotto. E comunque si nota comunque lo spessore. Non è, diciamo, sottilissimo come magari si poteva immaginare. Chiaramente la bordatura metallica evidenzia e fa sembrare più sottile di quello che in effetti sia. Però comunque è sottile. Veramente un bel telefono. E sembra veramente solido a tenerlo in mano. La scatola, chiaramente anche questa molto scarna. Il solito pacchettino con le istruzioni, neanche ad aprirlo. Poi c'è il cavetto USB, cavetto dati. Al solito l'auricolare. Identico alle versioni precedenti, né più né meno. E una carica batterie. Queste no, che schifezza. Praticamente non ci sono più gli adattatori, ma è semplicemente un adattatore da corrente a USB. Quindi non si sono più il discorso che si adattano, diciamo semplicemente la spina. Ma fondamentalmente si deve fare tutto l'alimentatore. Vabbè, pazienza. Al risparmio. Ok, nient'altro. Scatola vuota. Questo è tutto per l'unboxing del nuovissimo iPhone 4. Va bene, dalla redazione di iTech Discover.